Ancora un episodio vandalico contro un tram a Palermo. Ieri sera, intorno alle 19:30, un uomo ha scagliato una bottiglia di vetro contro il parabrezza del tram Freccia 3P, in sosta alla stazione centrale. Tanta la paura per i passanti, i passeggeri e il personale di bordo a causa del rumore assordante provocato dall'infrangersi della bottiglia. Al momento non è stato individuato il colpevole, ma sono in corso indagini delle forze dell'ordine che sperano, attraverso le telecamere presenti in zona e sul mezzo, di risalire all'autore del deprecabile gesto che ha provocato ingenti danni al vetro della cabina scheggiato in più parti. Il tram è rientrato all'autoparco e per almeno una settimana si potrebbero verificare disagi per gli utenti perché il servizio della linea 1 opererà con un tram in meno. Le vetture così passeranno temporaneamente da 6 a 5. Assistiamo inermi a questo tiro al bersaglio, afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat SPA, che continua a drenare risorse delle casse aziendali e mette in pericolo passeggeri e dipendenti. Questi continui attacchi non sembrano più episodi isolati, ma comincio a pensare che dietro ci sia l'intento di farci fare un passo indietro per isolare il quartiere. Ebbene, continua Cimino, questi farabutti sappiano che ciò non avverrà mai. Chiediamo ai palermitani di collaborare con noi alla difesa del patrimonio della città. Chiediamo al prefetto di predisporre un piano d'azione contro questi ignobili atti. Così, dopo il lancio di pietre da parte di ignoti mai individuati, che più volte da quando è in servizio la linea 1 hanno causato danni alle vetture e disagi agli utenti e che solo per caso non hanno provocato feriti a bordo, ieri l'ennesimo atto di inciviltà contro l'utile e confortevole mezzo che collega velocemente la stazione centrale al forum e che invece sembra dare fastidio a qualche criminale.